What's it like for you when you can't sleep at night? Do you hold your breath? Do you count back from 10? Do you cry? Do you count? Do you cry? Do you? Ehi, Laura, hai fatto colazione? No, non ho fame. Niente storie. Chat to yourself. Do you try to explain those things you tell me, then convince yourself? Convince yourself. Oh, oh. What's it like for you if I sleep with all your thoughts? Chissà quali questioni di stato mi toccheranno oggi al lavoro. A che dai della gallina? È privato. Quello che fai online non lo definirei privato. Oh, quasi dimenticavo. È il tuo compleanno? E non dimenticarti di farmi il regalo? Legherò un nastro al dito per ricordarmelo. Ok. Eric, non ti azzardare a perdere di nuovo l'autobus. Non è stata colpa mia. Hai visto il mio zaino? Dove l'ho messo? Ti serve un cervello? È il mio compleanno, non puoi toccarmi! Tutti dicono che dovrei fare una festa, ma 17 anni non sono un motivo valido. Ma scherzi, ecco tre motivi: regali, soldi, gioielli. Tu festeggeresti se tuo padre se ne fosse andato da 3 mesi? No, ma che c'entra? Non me ne importa niente. E se rifacessimo come quando hai compiuto 11 anni? Ci siamo solo fatte le unghie e la puzza era così forte che ci siamo sentite male. E mi pare che Julie Bryson ha anche vomitato. Julia è incinta, lo sapevi? Che cosa? E tu che ne sai? Ora vive in Florida. Clixters, quando ti aggiorni? Ah, già, certo. Che cosa hai detto a Lindsay durante educazione fisica per farla arrabbiare così? Niente, dicevo solo che bisognerebbe avere 18 anni prima di fare sesso. Non lo sai che lei lo fa dal primo liceo? Mi hai praticamente dato della sguinzata. Io non lo sapevo, era un dibattito in classe, non stavo parlando di lei. Mio fratello ha le tue stesse scarpe, ha 10 anni. Non trovateci fantastico il liceo? I migliori anni della nostra vita. Definizione di controcorrente? Me. Definizione di pigra? Tu. Perché non fai mai i compiti? Come l'han detto. Taylor, tu sei una cervellona, lo sai di sicuro. Allora? Ah, la definizione di lussuria. Quando lo vedo mi viene un nodo alla gola. Perché? Scott è solo un pompato senza cervello. No, non è vero. Ok, vedi, se tu fossi su Clixters potresti fare il piaciometro e scoprire se anche tu piaci a lui. Basta, è così infantile. E anche se volessi non potrei. Mia madre non fa altro che controllarmi. Ha impostato il parental control sul PC e vede i siti che visito. Non esiste. Ci vediamo dopo. A dopo. Ciao. Sua madre è proprio antica. Non ha nemmeno internet sul cellulare. E come fa a vivere? In questo giorno nella storia, il grande bardo William Shakespeare emise il suo primo vagito nel 1564, mentre nel 1896 venne proiettato il primo vero film. Nel 1910 Theodore Roosevelt consegnò il suo discorso, L'uomo nell'arena. E sempre in questo giorno, non molto tempo fa, è nata la nostra Taylor. Buon compleanno, Taylor. Buon compleanno. Grazie. Anche mio padre è nato oggi. Forte. Bene, ragazzi, ora se aprite il libro al capitolo 11, pagina 773, vedremo tempi turbolenti. Quando mi ha toccato la spalla, ti giuro, ho sentito come una scossa. Per favore. No, davvero, ho sentito un brivido. Dici che mi inviterà al ballo? No. Perché? Scott Osick non è un tipo romantico. È un giocatore di basket ed è amico di Charlie. Ok, ma non è come Charlie. È esattamente come Charlie. E lo so per certo, visto che sono uscita con loro. Solo una volta. Già, Charlie è uscito con me, ha avuto ciò che voleva e non mi ha più parlato dopo quella volta. Sì, lo so, e so anche quanto male ti ha fatto. Lui non è come Charlie. Lui è esattamente come Charlie. Ed è da stupidi perdere la testa per una persona così insignificante. Ok, non dimenticarti che tuo padre vi ha lasciati per una ragazza di 25 anni. Ecco di cosa sono capaci gli uomini. Ehi, lascia stare mio padre, ok? Ti
ti ringrazio. Un computer tutto mio. Oh, che fortuna. Aspetta un attimo. Secondo me c'è la fregatura, cioè che posso usarlo solo in cucina, non devo prenderlo dopo l'una di notte. O devi dividerlo con me? No. Niente di questo, nessuna fregatura, è tutto tuo. E puoi usarlo dove e quando vuoi, se segui le mie regole. Niente siti inappropriati e non dare informazioni personali. Conosco le regole, ma davvero ti fidi di me? Ti senti bene? Che spiritosa, ti sembrerò iperprotettiva, ma sono solo responsabile. Direi piuttosto soffocante. Ti perdono perché è il tuo compleanno. Visto che vuoi fare la giornalista, potrai scrivere ogni volta che vuoi. Grazie, 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 grazie. Lo provo subito. Ti aiuto? Toccalo e sei morto. Tuo padre ha chiamato Taylor oggi? No, non credo. Lei ha detto che non vuole più parlargli, perciò. Ok. Qual è la parte del mio corpo preferita? Ma devo rispondere a queste domande. Scrivi gli occhi, tutti scrivono gli occhi. Io ho scritto le parti basse. Beh, tu ti salvi perché gli altri sanno che sei tutto fumo e niente arrosto. Rispondo occhi. Basta. Sentite, di che colori sono le mutandine che indosso? Non ci credo. Rispondi rosa, tutti scrivono rosa. Io ho messo nere. Tu non hai mutandine nere. Bugiarda. Perché devo rispondere a tutte queste domande se poi scrivo solo bugie? Va bene, allora rispondi che hai soltanto mutandine bianche. Non ce l'ho soltanto bianche. Il fatto è che non attireresti nessun ragazzo. Non immagini nemmeno quanti ragazzi mi chiedono delle mie mutandine nere. Cosa? Faccio la ragazzaccia, capisci? D'accordo, ok. Ma non metterò mai nere. O bianche. Blu. Metto blu. Metto blu, è un bel colore. Che cos'era quel bip? Hai un nuovo amico. Clicca qui. Ok. Oh, è Scott. Ora quando posterai la tua risposta penserà a te in biancheria intima. Sono amica di Scott. Pronto? Grazie per aver richiamato. Senti, stavo controllando i dati e la cifra che è scritta alla riga 56 non mi sembra. Oh. Lindsay ha commentato la nostra foto. Ah, Lindsay. Ora guardo. Che pensiero gentile. Secondo te io chi sono? Palla di lardo o faccia da cane? Mi sa che io sono faccia da cane. No, io volevo essere faccia da cane. Ok, sono palla di lardo. Un giorno potrei perdere un po' di peso, ma tu avresti sempre la faccia da cane. Woof! Grazie. Magari è stato un lapsus freudiano. Voglio dire, magari non ti piace la storia, così fatalità ti è caduto il libro. L'hai capita? Non lo so, mi piace la storia. Ah, anche a me. Forte. È la mia preferita. Sì. Caleb è un po' strano, vero? Sì, un pochino. E così ora sei su Clicksters. Lo preferisco a Facebook, è un po' più spinto. Sì, ho notato. Magari stasera chiacchieriamo? Sì, tipo con i messaggi istantanei? Sì, beh, c'è una chat room per noi della scuola. Ci vado spesso quando mi annoio, la gente si insulta, è piuttosto divertente. Ok, darò un'occhiata. Forte. Ciao. Perché sarei una perdente? Come take away my darkness.
è vero. Che vuoi? È Clickstats. Sì. Mi apri un account? No. Ti prego, no. Dai, ma perché? Eric, no, esci da, sul ti odio. Vattene. Ormai è ufficiale. Io sono Palla di Lardo. Bah. È tutto grazie alla regina del liceo Mountain. Perché il suo nick è Lindsay Love? Non cambia mai. È una contraddizione. Sono sicura che quella ha le orecchie bioniche. Cavolo. Oh, scusa. Oh. Taylor, ciao. Ciao. Ieri sera stavo leggendo la tua bacheca. Scrivi davvero bene. Beh, grazie. Ma dovresti aggiungere qualche altra foto, magari in bikini o roba simile. Vedrò che posso fare. Ci vediamo. Ciao. Una foto in bikini, andiamo. Stavo solo scherzando. Sei così ingenua. Conosco almeno due ragazze con cui quello è uscito il mese scorso. Se contano soltanto i baci, allora in realtà sono tre. Beh, piace molto. No, aspetta, non girare, lasciami a casa. Ma il venerdì andiamo sempre al centro commerciale. Voglio andare a vedere se Scott è online. Ok, ora stai diventando patetica. Dai, io lo trovo carino, questo si chiama amore. Questo non è amore. Mi dispiace, ma aspettare che un tipo ti scriva "Ehi, piccola, mandami la foto in bikini" non è amore. E invece andare a letto con un tipo alla seconda uscita e poi chiedersi perché non ti rivolge più la parola lo è. Scendi. Cosa? Non dirai mica sul serio. Fuori. Samantha se l'è proprio presa. Sì, lo so, va bene. Vedrai che domani le passa. E poi ne è valsa la pena. Scott mi ha scritto per quasi mezz'ora. Mi ha mandato 13 messaggi. Wow! Dici che gli piace? Non lo so, probabilmente no. So che parla con molte ragazze. Forse questo è lui, aspetta. Ah, no, è una richiesta di amicizia di un certo James. Wow, Cheyenne, non puoi capire quant'è carino. Ha 17 anni e va alla Ridgeway. Mia cugina va a quel liceo. Ehi, senti qua. Ho letto la tua poesia sul Monte Raynor. Anche a me è sembrato che il vento mi parlasse l'estate scorsa. Ho sentito la sua voce nella mia anima, come hai detto. E parlandoti forse proverei la stessa sensazione. Bene, ha anche un cervello. Sì, e un'anima. Dovrei rispondergli. Se non lo fai tu, lo faccio io. E tu, Eric? Che hai imparato oggi? Tante cose. E cioè? Papà è in California. Gli hai parlato? Sì, mi ha chiamato. Avrà chiamato anche me. Qualcuno ha trovato la mia password ed è entrato nel mio profilo. Come fai a dirlo? Guarda che c'è scritto nel mio stato. Sono una pervertita. Chi vuole sculacciarmi? Che pessimo senso dell'umorismo. Cancellalo, cambia anche la password. Che non lo veda nessuno. No, è troppo tardi. Stai meglio? No. Chi può aver cambiato il tuo stato? Chissà la tua password. Non lo so, non lo so. Insomma, Samantha e Cheyenne erano girate quando l'ho messa. Oh, Taylor, ho dato un'occhiata a questo sito. Non penso sia adatto a qualcuno della tua età. Non ci sono limiti. Devi cancellare il tuo profilo. Per favore. Guardati allo specchio. Sei in lacrime dopo un solo giorno. Devi cancellarti.
Non vale la pena. Tesoro, non vale la pena. Ce l'hai ancora con me? Sta zitta e vieni qui. Hai scritto sul tuo stato cos'è successo, giusto? E hai cambiato la password evitando di mettere il tuo compleanno? Sì, ma non era né la data del mio compleanno né qualcosa che si potesse indovinare. Cavolo, con tutto quello che hanno scritto, con che faccia andrò lunedì mattina a scuola? No, non essere sciocca. Non puoi prendere sul serio quelle cose. E poi lunedì se ne saranno già dimenticati. Oggi una cosa buona è successa su Clickster. Ho conosciuto uno che si chiama James. Che c'è? Avresti dovuto vedere cosa mi ha scritto. È stato brillante e divertente. Non parliamo di ragazzi. Ci affittiamo un film e resti a dormire da me. Ok, va bene. Ciao. Buongiorno. Che è successo? Eric, diglielo. Io e il mio amico Cooper siamo entrati nel tuo profilo. Che cosa? Senti, hai usato il nome del nostro gatto Io come password. Ammazzo! Andiamo! Taylor, lascialo stare, ti prego. Ma come hai potuto farmi questo? Taylor. Senti, anch'io sono molto arrabbiata con lui, te lo posso assicurare. È in punizione per un mese. Ma sono arrabbiata anche con te. E per quale motivo? Ho visto che non hai cancellato il tuo profilo. Non ho mai detto che l'avrei fatto. Beh, sulla tua pagina hai pubblicato un commento e hai dato a qualcuno della cagna. Cosa? Adesso che fai? Mi spii? Taylor, quando scrivi online non è privato, lo possono leggere tutti, conosci le mie regole. Non puoi usare internet per offendere e insultare le persone. E quello che hanno scritto di me? So che è stato terribile, ma non ci sono scuse per essere offensivi online o da qualsiasi altra parte. Ok, va bene, mi dispiace, non lo faccio più. Comunque ti tolgo il PC per esserne sicura. No, dai. Andare su internet comporta responsabilità e conseguenze. Okay. Te lo ridarò fra 3 giorni. Fantastico. Eric! Taylor, comportati bene! È stato tuo fratello, non ci posso credere. Sì. È una cosa assurda. Non è lo perdonerò mai. Gli ho detto, non verrò al tuo diploma e non verrò al tuo matrimonio. Magari al tuo funerale sì. Sei tremenda. Incredibile. Taylor alla fine è venuta a scuola. Ti devo $5. Qual è il problema? Io non ho problemi. Ma la tua amica sì. Miss, non vado mai fino in fondo. Sei solo un'ipocrita. Con quanti ragazzi sei uscita questo weekend? 10? 20? Sei una specie di drive-in. Com'era? Lunedì se ne saranno dimenticati. Senti, nel weekend hanno postato un sacco di stupidaggini sulla tua pagina. Hanno scritto che lo fai con tutti. Potevate avvisarmi. Beh, Samantha non voleva che ti agitassi e tu... Sinceramente pensavo che fosse finita lì. Beh, devo vedere. Dammi il tuo cellulare, voglio vedere. No, non serve che lo vedi adesso. Sì, devo vederlo adesso. Se tutti l'hanno visto, l'ha visto anche Scott. Ti prego, dammi il tuo telefono. No, Taylor, non voglio dartelo il mio telefono. Ho visto cosa dicono di te online. Non so perché la gente fa così. È uno schifo. E tu che ne sai? Dici sul serio? Anche a te hanno dato della sgualdrina, per caso. Non hai mai visto la mia pagina? C'è scritto checca, finocchio, frocio. Troppo gay per vivere. Sì, ma non è proprio la stessa cosa, insomma... Tu è vero che sei gay, quello che dicono su di me non è vero.
Tu non riesci a capire quanto sia sbagliata. Ad algebra siedo dietro di te, hai uno strano odore. Questo è l'odore delle sgualdrine. Cioè, tipo vomito. Sei gelosa, lei è più intelligente di te. E poi non sa di essere una perdente. James ha scritto: fate schifo, la ragazza è più in gamba di voi. Voleva difendermi. È un gentiluomo. Gli rispondo e lo ringrazio. Chiedigli se conosce mia cugina. Hai finito di cenare? Allora vai in camera tua. Vuoi tenermi prigioniero per un mese? Sì, esatto. Taylor. Tesoro, ora vai in camera tua. Papà non mi avrebbe messo in punizione per una cosa così stupida. Domani mi ridai il PC, vero? Sì. Cancellerai il tuo profilo? Mi stai dicendo che non ho scelta? No, dico solo che confido che farai la scelta giusta. E chi dice che sia la scelta giusta? Il fatto è che tutti a scuola vanno su quel sito. Mi stavo solo divertendo. È stato Eric a rovinare tutto. Sai cosa? Invece di fare finta di fidarti di me, vorrei che ti fidassi di me davvero. Ciao. Ciao. È peggio che oggi sei preso credo degli inferi. Oh, cavolo. Oggi non voglio arrabbiarmi. Non mi importa niente cosa pensano. Ieri James ha detto lo stesso. Guarda che cosa ha scritto. Leggilo. Anche se non ci siamo mai visti, è come se ti conoscessi. Tu mi fai sciogliere. Ma esiste davvero? È proprio strano che io incoraggi questa cosa. Infatti, perché incoraggi questa cosa? È solo per farti capire la differenza tra un ragazzo che è veramente carino con te e un ragazzo che vuole solo portarti a letto. Ehi, aspetta, Scott non ti piace più? Non ho mai avuto speranza. Perché no? 13 messaggi sono davvero sì, molti. Certo, ma Scott è il ragazzo dei sogni e forse potrei piacergli se fossi diversa, ma a James piace per quella che sono. Adesso aspetto solo di riavere il mio computer, così gli rispondo. Vedi, questo sì che è amore. Potrebbe. È finito il ketchup, vado io. Oh, scusa. Scusa, stavo andando a prendere del ketchup. Oh, pure io. In realtà ti avrei cercata dopo pranzo. Davvero? Sì, so che sono entrati nel tuo profilo, è successo anche a me. Già. Una sensazione bruttissima. E la cosa peggiore è che è stato mio fratello. Ma dai, tuo fratello, sì. Sul serio. Se vuoi gli posso parlare un po'. Oh, bravo. Sì, ti prego. A parte gli scherzi, io volevo parlarti e chiederti se hai voglia di venire al ballo di primavera insieme a me. Mi stai invitando al ballo? Se sei già impegnata non c'è nessun problema. Oh, no. Insomma, sì. Cioè, no, non sono già impegnata e sì, accetto volentieri. Sì? Ok. Sì. Bene, allora mandami un messaggio così avrò il tuo numero. Ok, certo. Va bene. Perché non gli hai detto che eri già impegnata? Noi tre dovevamo andarci insieme. Ma dai, dovresti essere felice per lei. Io sarei felice per te se qualcuno ti invitasse. Un minuto fa ti piaceva James. Non so se mi piacerebbe nella vita reale, non l'ho mai visto. Ketchup? Oh, sì, grazie. Ketchup? Vuoi sapere chi è Scott? Charlie gli raccontò quello che noi avevamo fatto. E sai che fece Scott? Lui rise. Ti ferirà, Taylor. Insomma, non è detto che lui farà a me quello che Charlie ha fatto a te. Grazie. Indovina! Indovina, indovina! Dai, scendi subito dalla macchina! Ti ha chiamata tuo padre? No. Scusa, domanda sbagliata. Perché sei così contenta? Scott Osick mi ha invitata al ballo di primavera. È fantastico, tesoro. Ti prego, mamma, mi ridai il computer? D'accordo, va bene.
E voi che ci fate qui? Cheyenne voleva parlarti. Hai già visto? No, cosa? La tua bacheca. No, l'ho appena ripreso. C'è qualche commento di Lindsay? Non di Lindsay. Di James, quello che credevi fosse così gentile. Dice che ti ha portato a letto e che gli hai attaccato una malattia venerea. Cosa? Nessuna sorpresa, è una lurida. Puzza di fogna. Sono pronta a scommettere che anche l'herpes. Ci credo che puzza. Mi ha sempre fatto venire voglia di vomitare. È una perdente. Ad algebra siedo dietro di te, hai uno strano odore. Lurida sgualdrina. Che schifo. Non respirate vicino a lei o vi infetterà. Non capisco. Perché dice che è venuto a letto con me e gli ho attaccato una malattia venerea? Non lo conosco nemmeno. Mi dispiace tanto. Lo sapevo. Mia cugina è andata sul profilo di James per vedere se lo conosce. E mi ha detto che quel tipo non va alla Ridgeway. Può darsi che non l'abbia mai visto. Ci sono 300 persone in tutta la scuola. Lo conoscerebbe se andasse là. Allora cos'è? Un fake? Beh, da quello che ha scritto direi proprio che è un fake. Scommetto 100 bigliettoni che qualcuno ha creato quel finto profilo. Oh, Lindsay. Sì, Lindsay ne sarebbe capace. Oh, cavolo, con tutto quello che le ho raccontato. Le ho anche detto che mio padre ha tradito mia madre. Sa un sacco di cose molto intime. E se le pubblicasse? La cena è quasi pronta. Tra poco è ora di andare, ragazze. Grazie. No. No, non voglio dirglielo. No, ho appena riavuto il mio PC. Vuoi provare? No, potrei sembrare una sgualdrina. È per questo che ti metti queste magliettone larghe? Ricordate quello che gli altri dicono di me? Taylor, tu sei tutto tranne che una ragazza facile. E hai scritto nel tuo stato che non l'hai mai fatto con James. Io non capisco in che cosa ho sbagliato. Cavolo! Dovevo portarmi il disinfettante. Meglio non toccare niente dopo questo gruppo di appestate. Ora anch'io sono diventata un'appestata. Sì, lo so, è uno schifo. Non mi hanno mai insultata a scuola prima d'ora. Com'è che si dice non ti curar di loro, ma guarda, guarda che passa. Non c'è niente da scherzare. È una cosa seria. Per favore, lasciatemi in pace. Dà la colpa a me per quello che ha detto Lindsay. Vado a parlarle. Ciao, Scott. Ciao, che succede? Niente. Senti, so che un sacco di gente dice cose su di me online, ma niente di quello che dicono è vero. E volevo solo essere sicura. Beh, invece sì. Sono delle cose davvero disgustose. Senti, non sono andata a letto con nessuno e io... Ci vediamo, storia. So amazing how I survive this road. Feel the fever, I can feel it down inside my soul. And I will be the one to build you up. I'll build you up. I'll be the one to never doubt. I'll never doubt. Oh, can you see how? Can you see how far we've come? Such a miracle. Everything is clear. And you are such a wonder. And I will be the one to build you up, build you up.
voglio solo chiederti una cosa. Sei ancora mia amica? Sì, credo. Che vuol dire che siamo amiche tranne che a scuola? Scusa, ma che ti aspetti? Non è mica colpa mia. Sì, ma Samantha è dalla mia parte, perché tu non lo Dovresti smetterla di flirtare con le persone che non conosci. Non avresti mai dovuto parlare con quel James. Quindi pensi che sia colpa mia? Beh, anche con Lindsay ci sei andata giù pesante. Era ovvio che te l'avrebbe fatta pagare. Ci sono gli spaghetti per cena, ne vuoi un po'? Pronto? Ciao Chris, sono Darren, il padre di Cheyenne. Ah, ciao Darren, come stai? Chris, ma tu sei a conoscenza di quello che sta succedendo a Taylor? Fammi vedere la tua pagina di Clicksters, adesso! Perché non ti sei cancellata quando te l'ho detto io? E perché hai voluto subire tutto questo? Cancellati, Taylor, non hai scelta ormai! Guarda, mamma, un nuovo commento. Sono diventata famosa. Questo è da parte di Lindsay Love, la mia preferita. E dice che James le ha detto che mi sono tolta tutti i miei vestiti per $5. Che hai deciso? Ci vai a scuola? Hai detto che oggi potevo rimanere a casa. E che non voglio che ti abitui ad evitare i tuoi problemi, tesoro. A volte la cosa migliore è affrontare gli altri a viso aperto. Forse dovresti andare a scuola a testa alta e dire a quei ragazzi di non credere a tutto quello che leggono su internet. Certo, è proprio un'idea ottima. Oggi credo che passerò a scuola a parlare con il preside. Fantastico. Ciao papà, sono io, Taylor. So che non mi rispondi perché abbiamo litigato, ma... Senti, mi pento di averti detto che non voglio più parlarti. Adesso mi sento così sola e non so se ti importa o no, ma... Richiamami. Sfonda una porta aperta. Mi rendo conto che il bullismo online è un bel problema, ci penso sempre. Non so proprio come combatterlo. Beh, non può trattare un cyberbullo come un bullo qualunque. Non ho controllo su cosa gli studenti facciano a casa con i loro computer. E questo tipo di bullismo prevede anche che vengano usati username anonimi, così non sappiamo chi è chi e chi ha iniziato cosa. Ma i ragazzi invece lo sanno, può chiederlo a loro. Sì, può darsi, ma finché il consiglio scolastico non mi dà delle direttive che mi permettano di costringerli a farlo. Dovrete pur seguire una politica. Molto vaga, decisa dalle compagnie assicurative per declinare ogni responsabilità. Non so fino a dove far valere la mia autorità.
Non faccio altro che chiedere al consiglio scolastico di darmi delle regole che io possa far rispettare i ragazzi, ma... Ho promesso a mia madre di non andare su Clickstars dal mio PC. Posso usare il tuo? Certo. Ora stanno dicendo che mancavo a scuola perché sono incinta e sono una specie di prostituta. Nessuno pensa questo di te. Forse Cheyenne aveva ragione, me la sono cercata. Cheyenne è una stupida. No, non dovevo parlare della mia vita privata a James. Senza conoscerlo nemmeno. Taylor non è facile per niente, ma... Lo sai, Scott avrà letto queste cose. E se pensa che è tutto vero, che sono incinta, che vergogna. Fammi capire, quello che ti preoccupa di più adesso è Scott? Sì, certo che mi preoccupo per Scott. Che ti frega di quello che pensa? Ti è stato vicino? No, signore. L'hai detto anche tu che non fa che ignorarti. E vieni a dirmi che ti importa cosa pensa. Smettila di urlarmi contro. Che fai? Ora ti ci metti anche tu. Scusa. Mi dispiace, Taylor. Non doveva succedere e basta. Potremmo saltare la scuola oggi. Se vuoi farlo, io sto con te. No, voglio parlare con Scott. Certo. Senti, allora fatti accompagnare a casa da Scott, perché sono stanca di starti dietro. In bocca al lupo, Taylor. Ciao. Ehi, è da un po' che non ci parliamo e mi stavo chiedendo se stasera andiamo insieme al ballo. Senti, Taylor, ieri ho litigato con mia madre perché mi ha detto che devo andarci con Marnie Fox. Sua madre è la migliore amica della mia e... Già. Quindi ci andrei con Marnie? Mi dispiace, non è stata una mia scelta, ma... Non ho alternative. Ok. È che... Oh, sta piangendo. Deve aver visto il video. L'hanno visto tutti. 500 visualizzazioni. Ragazze, voi l'avete visto, vero? Eh sì, è divertente. Quale video? Aspetta e lo vedrai. Che pena. Stack me up or crumble and drift along. Thank you.
Vera Taylor Hillridge. Ouch. Taylor Hillridge. E lo so perché tutti quanti non fate che odiarmi. Ma forse lo so. Perché adesso mi odio anch'io. E in questo momento non vedo nessuna ragione per continuare a parlare o a respirare. Non ce la faccio più. Quindi è tutto qui, credo. Addio. Ti prego, rispondi, Taylor. Avanti, rispondi. Sì, pronto? Sono Samantha. Credo che Taylor non stia bene. Ha pubblicato un video online e ora non risponde al telefono. Mi sto davvero agitando. Samantha, parla piano, non ti capisco. Io ho paura che voglia suicidarsi. No, non è possibile. Taylor! Taylor! Dov'è Taylor? Non lo so, sono in punizione. Taylor! 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 Non riesco a togliere il tappo! Non farlo! Dammele! Dammele! Taylor! Cosa hai fatto? Forza, siediti.
insieme. Ci penso. Sono qui, amore, eccomi. Va tutto bene, va tutto bene. Tranquilla, piccola mia. Va tutto bene, va tutto bene. Va tutto bene. Ti prego. Ci sono io. Voglio morire. Sono qui. Voglio morire. Ti sei svegliata? Stai bene? Sì, mi sento strana. Sotto sopra. È il sedativo, inizia a svanire l'effetto. Ciao, Sammy. Sto bene. Non capisco come sia potuto succedere. Ti aveva detto di essere così depressa? Io non lo so, può darsi. E tutto questo perché questo James se l'è presa con lei? Tu lo conosci? Taylor ha scoperto che non esisteva. Scusa, come sarebbe? Qualcuno si è spacciato per James per tormentarla? Ora devo andare. Mia madre sarà preoccupata e... Dica a Taylor di chiamarmi quando vuole. Ho parlato con Taylor e vorrei tenerla qui per questa notte. Deve stabilizzarsi. Può tornare a casa domattina, ma dovrà tenerla d'occhio. Non la manderò a scuola fino alla prossima settimana e poi ho preso anche le ferie. Bene, mi chiami se parla di nuovo di farsi del male. Questo è per ricordarle il prossimo appuntamento che sua figlia ha con me. E questo è un gruppo di sostegno che organizzo io, due volte a settimana. Parliamo di autostima, bullismo e altre cose. Dovrebbe frequentarlo. E per finire, le ho prescritto un tranquillante blando. Una compressa da prendere ogni 6 ore per qualche giorno, finché non vede che il suo umore migliora. Le darà sonnolenza, ma è meglio così. La colpa in parte è anche la mia. Taylor mi ha detto che è divorziata. E questo può aver influito, ma subire il bullismo online può essere davvero esasperante. È come un assalto di gruppo, molto traumatico. Chiunque abbia un computer può vederlo. È sempre lì, 7 giorni su 7. Così la vittima si sente ancora più in trappola, senza alcuna via di fuga. Stavo per perderla. Controlla Taylor ogni 10 minuti e se si sveglia, chiamami. Ok. Eric, parlo seriamente. Non ti ho revocato la punizione perché tu giocassi tutto il giorno. Tieni d'occhio tua sorella. Mamma, neanche io voglio che le succeda qualcosa. Grazie. Torno a casa tra un'ora. Potrebbe chiamare tuo padre, ha lasciato un messaggio sul suo cellulare. Tu non... dirle niente. Glielo dirò io quando sarà il momento. Ok. Dove vai? Vado a scoprire chi è questo James. Sei proprio un idiota, Scott. Sei un idiota. Grazie per avermi fatto venire. Mi dispiace che Taylor stia attraversando un brutto periodo. Questa coalizzazione contro di lei è davvero assurda. Non c'è. Ieri il profilo di James c'era e adesso non c'è più. Lo sapevo, avrei dovuto stamparlo.
Taylor ce l'ha con me. Certo che no, Cheyenne. Tu credi che questo James sia un nome inventato? Beh, il suo profilo dice che va alla Ridgeway e non è vero. Hai idea di chi possa aver creato questo profilo? Sì, prego. Il signor Fordis, il papà di Lindsay? Sì, sono io. Cosa desidera? Beh, sua figlia e la mia vanno a scuola insieme. Posso parlare con lei e sua moglie di alcune cose che sono successe? Mia moglie non c'è più da qualche anno, perciò dovrà parlarne con me. Ha sentito il mio nome? Sono la madre di Taylor e volevo chiederti se hai creato un finto profilo online. Cosa? No. Lindsay, ora torna. Tu e i tuoi amici tormentate mia figlia da molte settimane. Mia figlia ha tentato il suicidio perché sua figlia è responsabile di bullismo. La informo che sta parlando a un avvocato prima di cominciare a calunniare mia figlia. Non sono calunnie, sono fatti. Ho dei post di Lindsay Love, sua figlia, che si burla di Taylor. Se la mia Lindsay ha espresso la sua opinione riguardo a qualsiasi... Opinioni offensive e umilianti. È un suo diritto, almeno stando alla nostra Costituzione. Mi faccia capire, ha intenzione di difenderla? Si chiama libertà di parola. È il primo emendamento. Forse dovrebbe rileggerlo. Perché mi stai fissando? Sei sveglia, chiamo la mamma. No, non serve che la chiami. Piuttosto, passami quel bicchiere d'acqua. Volevi farlo davvero? Sarei impazzito se l'avessi fatto. No, ti sarebbe piaciuto essere figlio unico. No, non è vero. Se tu non avessi pubblicato quel video, avrei potuto essere io a trovarti morta quel giorno, capisci? Scommetto che ora tutti staranno parlando male di me. Eric, passami il PC, voglio vedere cosa dicono. Va bene, lo prendo io. No, va bene, te lo prendo io. Pensi davvero che sia una buona idea? Devo proprio farlo? Questa non è una punizione, Taylor. È un gruppo di sostegno, un posto dove ti aiutano a parlare dei tuoi problemi. Non ho voglia di parlare. Allora non parlare, va e ascolta. Non far finta che non sia capitato. È capitato e ti serve una mano. Nel chiedere aiuto non c'è niente di sbagliato. È davvero dura vederti mentre stai male. E ho il terrore che tu possa provarci di nuovo. Hai fatto tanto in vita tua. La tua vita è molto preziosa. Ti prego. D'accordo, va bene, vado. No!
Taylor, sei venuta? Entra, accomodati. Imbarazzante. Ho stampato dei commenti di questi ragazzi su mia figlia. La insultano pesantemente e scrivono che ha malattie veneree. È stata minacciata fisicamente? In quel caso potrei fare qualcosa. Dicono che è una pestata. E dicono che va a letto con i ragazzi a pagamento. Non è molestia sessuale? Se glielo dicessero in faccia, sì, ma online. Nessuna legge lo vieta in questo stato. Altri stati hanno leggi specifiche per internet, ma non il nostro. Non è possibile, voglio solo aiutare mia figlia. Sono andata a scuola, dal consiglio scolastico, e ricevo solo porte in faccia. Vorrei tanto darle una mano, ma se non viene infranta la legge, io faccio rispettare le leggi. Non le scrivo. Alle elementari tutti dicevano: ehi, ecco che arriva la cicciona. Sì, ecco. Cose del genere, è uno schifo, vero? Ma almeno a casa avevo un po' di tregua. Ora non posso neanche pubblicare foto sul mio profilo perché sono subito pronti a dirmi che sono grassa o che sono inguardabile. Un incubo che non mi abbandona mai. È una cosa che odio. Ma ancora peggio? Esse inoltrano messaggi che gli hai mandato. C'era un ragazzo che mi piaceva. Pensavo di piacergli. Ma non era così. Io gli ho raccontato cose personali. E lui le ha fatte leggere ai suoi amici. E adesso a scuola c'è un gruppetto che mette in scena quello che gli ho detto davanti a me. Lo chiamano il Gay Boy Show. No, no, un attimo, c'è di peggio. Tu hai ragione. Il peggio è che continua anche a casa. Non smettono un momento di tormentarti e tu pensi: non so nemmeno chi sia questa persona, come può dire che disprezza la mia esistenza? Caleb, mi dispiace tanto. Tu mi hai detto che se la prendevano con te e io non ho detto niente, mi dispiace. Beh, allora tu ripagali con la stessa moneta. Io faccio così. Non è perché mi arrabbio, ma per essere pari. Beh, questa è un'opzione. Ricorrere al bullismo. Giusto? Quanti di voi hanno pensato di pareggiare i conti, pubblicando commenti cattivi online su qualcuno che era stato cattivo con voi? Nessun altro? Non avete mai insultato qualcuno online o detto che era stupido o cattivo? Io ho scritto a Lindsay Lurida Cagna. Grazie. Scott! Ciao. Immagino che tu sia molto soddisfatto di te stesso. Il tuo ego si sarà gonfiato e ti sentirai bene. Non capisco. Sono la migliore amica di Taylor. C'ero anche io quando tu l'hai invitata al ballo di primavera. Allora vorresti incolparmi perché ha avuto un esaurimento nervoso? Come se ti importasse di lei! Aspetta, aspetta. Quindi adesso sta bene? Lasciami in pace, Scott. Dico sul serio, voglio saperlo. Guarda che mi piaceva davvero. Certo. A te che importa? Pensi che io sia un idiota e probabilmente è vero. Allora dimmelo tu. Com'è essere così perfetti da non dover sentirsi in colpa per niente? Sì, ho ricevuto il tuo messaggio. Ah, bene.
Quello in cui dici che hai pensato di chiamarmi tipo 50 volte al mio compleanno. Dovevo chiamarti e basta. Sai che ci tengo molto a te. Sì. Sì, lo so che ci tieni. È così? Veramente? Beh, ci vediamo tra un paio di settimane. Ok, tesoro. Ok. Ehi, papà, aspetta. Grazie per aver chiamato. Sono felice di averlo fatto. Ciao. Ciao. La tua pillola. Devo proprio. Non la vuoi? Non lo so, mi fa venire sonno e ho voglia di stare sveglia. Il dottore ha detto che puoi smettere quando ti senti meglio. Sei stata così gentile con me. Io non credevo che tu fossi gentile. Cosa? Il fatto è che ho sempre pensato che tu fossi così rigida e iperprotettiva e cattiva. E io che pensavo che mi adorassi. Beh, è ovvio. Sei di buon umore? Non lo so, io mi sentivo sola, tutto qua. Quando hanno iniziato a parlare male di me, mi sono sentita come un mostro. Come se io fossi l'unica. Come se fosse colpa mia quello che mi succedeva. Ma oggi ho scoperto che la stessa cosa è successa a molte persone, persone davvero normali. Se te ne avessi parlato prima. Invece di credere che fossi contro di me. Oh, Taylor. Avrei dovuto parlarti, non so perché non l'ho fatto, mi dispiace, ho sbagliato. È colpa mia se non è successo. Ero troppo occupata a dirti cosa fare e non ho provato ad ascoltarti. Mi dispiace che tu abbia creduto di avermi contro. Avrai sempre il mio sostegno. Lo so. Ti voglio tanto bene. Anch'io ti voglio bene. E sono felice di essere qui. Anch'io. È il mio cellulare. Oh, è nella mia borsa. Ah, è Samantha. Ok. Grazie. Casa. Non posso. Perché no? Perché so che mi odierai quando te lo dirò. Così mi spaventi? Non so come dirtelo, perciò te lo dirò e basta. Sono stata io a creare il profilo di James. Ho fatto finta di essere lui, ti ho parlato. E ho detto a tutti quanti che avevi una malattia venerea. No, non ci credo. Tu non lo faresti mai. L'ho fatto. Vorrei tanto non averlo fatto, ma l'ho fatto. Mi dispiace. Mi dispiace tanto, Taylor. Samantha, cos'hai? Che succede? Ho fatto una cosa molto brutta, mamma. Una cosa terribile. E ora lo sanno tutti quanti. Sì, credo di sentirmi meglio, ma non sono ancora andata a scuola. E so che prima o poi dovrò tornarci e affrontare tutti, e questo mi spaventa. Ehi, se ce la faccio io,
Ce la fai anche tu. Sì, ma sento che non posso tornare finché non rivado online. Non so se ce la faccio. Credo che sarà brutto. Andrà tutto bene. Tesoro, si sistemerà tutto, ok? Sto molto meglio, grazie. Ok. Credo sia il momento di imparare a gestire la situazione quando capita di leggere dei commenti sgradevoli online. Oltre a pareggiare i conti ripagandoli con la stessa moneta. È come buttare benzina sul fuoco, peggiora solo le cose. Cosa fare quando ho letto quelle cose e sono crollata? Crollare di fronte a questo è umano. Ed è giusto affrontare il dolore. Ma ci sono alcune cose che potreste e dovreste fare. Come stampare ogni cosa? Esatto. Se vedete qualcosa di negativo su di voi, stampatelo, salvate le prove. Cos'altro? Li blocchi. Si può bloccare un utente o nasconderlo se non vuoi vedere le porcherie che scrive su di te. Ci è voluto tempo prima che lo scoprissi. Cavolo, non ci ho mai pensato. C'è un'altra cosa che potreste fare. E probabilmente è la più importante di tutte. Chi lo sa? Parlare, aprirsi. Dirlo a qualcuno. Esatto. Dirlo a chi? A tua madre? Mia madre un po' lo sapeva, anche se cercavo di nasconderlo. Certo, ditelo ai vostri genitori, ma non fermatevi a loro. Al tuo insegnante preferito, al preside della scuola. Non so. Potete anche segnalarlo alle associazioni online antibullismo. A volte chiudono gli account dei bulli. Sta scherzando? I cyberbulli esistono perché sono convinti che nessuno possa fermarli. Ma se attirerete l'attenzione, forse riuscirete a bloccarli prima che sia troppo tardi. Sì, ma riuscirci è impossibile. Non lo saprai finché non ci provi. Dovete vincere le vostre paure e fare il necessario per difendere voi stessi e anche gli altri. Mi sono informata e in molti stati hanno leggi contro le molestie su internet. Ricordati, Namayer, sua figlia si è suicidata. Me lo ricordo, una tragedia. In seguito in Missouri è passata una legge. Vogliamo forse aspettare che qualcuno muoia? Presenti un disegno di legge. Non voglio legiferare in materia di internet, non vado online, ne faccio a meno. Il mio staff lo fa per me. Ma i ragazzi navigano tutto il giorno su internet e sono vittime di bulli che si nascondono dietro nomi falsi. Sì, nessuno li costringe ad andare su internet. Mi scusi? So che si può limitare la navigazione. Lo pensavo anch'io, finché non ho quasi perso mia figlia. È impossibile tenerli lontani da internet. E se lei non lo capisce, forse qualcun altro nel suo stato può aiutare. Non posso sprecare tempo e uomini in questo periodo di bilanci. Provi a tornare fra un po' di tempo. Grazie di essere venuta. Ce la fai? Spero non pensi che sia strano che io sia qui. In realtà non so che pensare. Perché sei qui? Perché sei per il ballo? Io no, volevo... non è per quello. Ok, beh, comunque mi dispiace per come è andata. Non fa niente, grazie. Senti, sono qui perché... io mi chiedevo... hai visto il video che ho pubblicato? Beh, sì, l'hanno visto tutti. Già, solo che ci tenevo a dirti che non l'ho fatto per colpa... Per colpa mia? Esatto. Insomma, sì, all'inizio l'ho pensato e mi è sembrato troppo... mi sono spaventato. Mi dispiace, no, non è stato lo per so, colpa lo tua. So.
Anche mia madre mi ha detto, tu non c'entri niente, c'è molto di più sotto questa storia. Sì, c'era molto di più sotto. Tutte quelle porcate che scrivevano su di te. Sì, è stato davvero brutto. Assisto in continuazione a scene di questo tipo e non dico mai niente, ma quando ho visto che succedeva anche a te mi ha fatto star male. E io non ho detto niente, anche se volevo farlo, ma non lo so. Mi dispiace tanto che sia stato così brutto per te. È bello sentirtelo dire. Grazie. Sì, beh, è sbagliato. Quello che Lindsay e i suoi amici ti hanno fatto. Non è giusto che la passino liscia. Già. Sei tornata. Ero preoccupata per te. Stai bene? Dobbiamo fare in modo che questa legge venga approvata. Possiamo parlare con un altro senatore? No, voglio tentare qualcos'altro. Il dottor Rilke dice che dobbiamo attirare l'attenzione ed è quello che farò. Sei sicura di volerlo fare? Qualcuno dovrà pur cominciare. Sì, JPEG va bene. Sì, mandamela per email. Ok, grazie. Scusatemi. Passo più tempo a dare la caccia alle foto che a scrivere articoli. Allora, stavamo dicendo? Stavamo parlando di come i ragazzi sono a rischio e gli adulti non possono vederlo perché succede online. E il governo non prende una posizione, ci serve l'opinione pubblica. Non discuto questo, ma la storia che mi avete raccontato, beh, non fa notizia. Dubito che mi faranno scrivere un articolo. Però hai detto che la tua amica Samantha ha creato una falsa identità scrivendo bugie sul tuo conto, giusto? Sì. Questo sì che sarebbe interessante. Un'intervista congiunta col bullo e la vittima. Credi che accetterebbe? No, perché dovrebbe? Molte persone non vogliono parlarmi, ma altre lo fanno. Sai una cosa, perché non mi dai il suo numero? Così la chiamo e la invito qui. Potrebbe anche accettare. Io non credo che voglia parlarne. Questo è il numero di sua madre. Si chiama Karen Caldon. Samantha potrebbe essere a scuola. Perché l'hai fatto? Avrei dovuto chiedertelo, mi dispiace. Penserà che voglio prendermela con lei e non è così. Tesoro, non è poi così grave se Samantha affronta le conseguenze delle sue azioni. Sì, ma non in questo modo. Sua madre ha detto che Samantha ha accettato. Saranno qui tra mezz'ora. Prego. Ciao. Samantha, siediti vicino a Taylor. In questo modo possiamo scattarvi qualche foto mentre parliamo, ok? Allora, Samantha, Taylor poco fa mi ha raccontato che tu, la sua migliore amica, l'avresti ingannata spacciandoti per qualcun altro e, forte del tuo anonimato, avresti diffuso voci sul suo conto in una comunità online. È vero? Sì. Lei non credeva che l'avresti ammesso. Già, perché lo fai? Odio quello che ho fatto, ma non posso fare finta di niente. Beh, però fino a poco tempo fa ci riuscivi benissimo. Sembri ancora molto arrabbiata con lei. Ha tutte le ragioni per avercela con me. Ho fatto una cosa orribile. E non mi è mai dispiaciuto di più in vita mia. Beh, e perché l'hai fatto? Credevo di avere delle ragioni valide all'epoca. Volevo solo proteggerla da un ragazzo. Ero ferita. Arrabbiata. O forse ero gelosa. Ho capito di aver sbagliato quando ho visto quanto soffriva. Come ti sentivi sapendo di essere un cyberbullo? È difficile, io non mi sentivo così. Insomma, ero convinta che i bulli fossero quelle persone che a scuola ti danno il tormento. Ma quando lo fai online, nemmeno ti rendi conto che lo stai facendo. Non vedi in faccia le altre persone e puoi fare o dire
qualsiasi cosa e non gli dai importanza. Non sembra reale. Ma diventa reale quando sei tu la vittima. Lo so perché tutti ce l'hanno con me adesso. E Taylor, mi dispiace tanto di essere stata la causa di tutto. Aspetta. Non sapevo che se la stessero prendendo con te. Non importa. Me lo merito. No, non è vero. Spero che questo sia il primo passo perché tu e Samantha... Per favore, ora andiamo. Ehi, aspetta un momento. Grazie per averlo fatto. Senza il tuo aiuto non mi avrebbero ascoltata. Va bene così. Vista la tua situazione, devi sapere che esistono dei gruppi di sostegno che ti aiutano ad affrontare il problema. Grazie. Ci penserò. È andata molto bene, sei d'accordo? Sono pronta a tornare a scuola. Ecco, grazie. Vorrei poter entrare. Venire in classe con te, venire a pranzo con te. Andrà tutto bene. Ho imparato che non devo consentire a nessuno di avere tutto questo potere su di me. E è quello che farò. Quando sei diventata così matura? Meglio che vada. Ciao. Ciao. Io. Potremmo sederci vicini. Sei sicura di volerlo? Non so se saremo amiche come lo eravamo prima, ma ci voglio provare. Mi sei mancata tanto. D'accordo, andiamo. Bene, le gemelle Psycho sono tornate. Ignorale e basta. Mai visto che facce? No, non ho più intenzione di ignorarle. Ehi, Lindsay. Forse penserai di essere divertente, ma quello che fai agli altri non è giusto. E dovresti smetterla di attaccare le persone online. Wow! Sbranala. No, ha ragione. Dovete smetterla. Quello che fate alle persone è orribile. Oh, le gemelle Psycho si sostengono a vicenda. Che carino. Sì, è quello che fanno gli amici. Perché non la smetti di attaccare le persone su Clicksters? Grazie a quelli come te nessuno ha più voglia di andarci. Sei semplicemente come qualsiasi altro bullo. Spargi odio ovunque ti trovi. Wow! Hai ragione, diglielo! Io dico che, dal modo in cui vi comportate, mi sa che avete bisogno di supporto, di un po' d'aiuto. Sparite dalla mia vista, perdenti. Vattene via!
Ok, ho sognato un momento del genere soltanto un centinaio di volte. Spero che ti sia piaciuto, Taylor, perché per me è stato fantastico. Sì. Beh, finalmente ti sei fatta avanti. Mi dispiace di averci messo tanto. È solo che la situazione era così tesa. Va tutto bene, lo so. Mi dispiace. Ragazze, sto morendo di fame. Andiamo a mangiare. Vieni qui. Scusami. È tutto ok. Questa volta hai detto qualcosa? Mi hai ispirato tu. Mi hai colpito. Davvero? Perché io sto ancora tremando. Sono contento che tu sia tornata. Anch'io. Allora, potrei sedermi al tuo tavolo? Se vuoi ti vado a prendere il ketchup. Sì, mi farebbe piacere. Sì, pronto? Sono Terry Darley, scusi se la disturbo. Volevo solo dirle che ho chiamato il senatore Evans per sapere perché aveva rifiutato la sua proposta di legge contro il cyberbullismo. Ah, sul serio? Sì. E sa che ha detto che lei lo ha frainteso. Ha detto che il suo staff sta già lavorando a una nuova proposta di legge che renderà illegale molestare i minori online in questo stato. E che chiederà l'aiuto del consiglio scolastico. È fantastico.